Ciao Roberto, ciao Remigio, questa settimana parliamo di sanità. Per far questo abbiamo scelto l'ospedale appunto di Padova, che è qui alle mie spalle. Adesso voglio essere ottimista, quindi chiederò a uno del Trentino com'è la sanità. Salve. Buongiorno. Ma è vero che la carne salata in questo periodo è fuori stagione? Dipende dalla stagione, dal freddo che fa è fuori stagione. Ma se volete, i Würstel sono sempre di stagione. La pensa come la maggior parte delle donne. Andiamo. Appena uscito dall'ospedale, chiediamo subito come ha trovato la sanità. Ha trovato la sanità male, gli hanno dato gas esilerante. Andiamo. Gentilmente, un aggettivo sulla sanità. Che schifo. Tu sei mai andato in un ospedale? Sì, signora, ma come la vede non hanno fatto un buon lavoro. Il radicchio è convenzionato con l'ASL? Certamente. E il cetriolo? Solo per le signore è convenzionato. Immaginavamo, grazie. Ecco un altro consiglio utile per vivere meglio. Continuiamo il tema sanità con una nostra carissima amica. Cosa ne pensi della donazione d'organi? Sono favorevolissima. Amore, quindi la daresti anche a me, eh? Certo. Chiudi, stacca! Stacca! Ticket. Pacchetto. Ticket! Pacchetto! Siamo qua in sordina su un dibattito di piazza e si sta discutendo in questo momento di sanità. Però scusi, siccome la vedo malato, io... Mi dica. A proposito della sanità, ne so pochissimo. È tutto ciò che mi manca è la sanità. Sanità. Il me fa un culo, così ma no, guardami, ma guardami i brassi. Cosa ne pensi della sanità qua in Italia? Ah, sai, bro, mo' chi tocco. Mystique. Sai, Mystique. Sta dicendo che per lui è gratis perché prende il metadone. Tu sei a favore della donazione degli organi? Sì. Allora perché la dai solo a lui e non anche, cioè, non capisco. No, mi hai detto che non la do agli altri. Ah, no, la risposta giusta era ce n'è solo una. E siamo ostaggi della sanità. Non se ne esce più. Portatemi le arance, per piacere. Ecco, abbiamo appena trovato tre giovani che parlava proprio dell'ospedale. Cosa che ne pensa della sanità, signora, del suo dottore? Prego, prego. Ah, del mio dottore, per carità. Andiamo a parlarne. Che botto mi faceva morire. Se siamo capiti, nemo vagues meglio. Alla fine di questa inchiesta abbiamo capito solo una cosa, che prima di andare in ospedale e pagare un ticket, un paziente deve venire qui a comprare un cero.